Ma no, parole, non ci credo. Mi prendo un infarto, veramente. Non ci credo, cioè, ho i brividi nella pelle. Oggi ho visto una delle migliori partite della nostra squadra, veramente. Essere in testa è un sogno, forse, non lo so, qualcosa di surreale. Io ancora sento a crederci, però la realtà dei fatti è questa. Oggi lo Scordia è primo nel girone I della Serie B. Grande risultato. Ricordiamoci che c'erano 5 giocatori che erano fuori, Guerreri e Di Peri, ma il mister Serafino oggi si è inventato davvero una squadra incredibile. Mister Serafino è un grande, viene criticato da tanti, ma è una persona che è veramente splendida, ha messo in campo una bella formazione e questo fa pensare che anche le riserve, chi non gioca, sono parte integrante della nostra squadra. Presidente, quando ha sbagliato il rigore Corona, che cosa ha pensato? Perché tra l'altro prima aveva segnato anche un gran gol. Cosa quando pensate? Ho sbagliato il rigore, dico, oggi ci andrà qualcosa storto. Poi il palo di Maltese nel secondo tempo, però alla fine vedevo che anche loro qualche occasione da gol l'hanno avuto, onestamente non è entrata in porta, quindi era il destino, oggi era segnato che noi dovevamo vincere. Però è qualcosa di... io temevo questa piazza, temevo questo campo. Di Marsala è una squadra fortissima, è una squadra forte, una squadra che era in testa con noi, quindi veramente non ho parole. Presidente, glielo posso dire? L'unico veramente che ha creduto sempre in questo primo posto in Serie D è stato lei. Lo diciamo, perché lo sappiamo. Sempre. Sempre. Sì. Io ci credo.